La rimessa laterale con la Croazia, Stanic, terzo nel campionato del mondo. Alla prima partecipazione croata, la massima rassegna per squadre nazionali. Tanto Benarbia aspetta, ma sceglie poi Pavon. Viltor cerca di non dare punti di riferimento. Ancora Pavon, è dentro l'area, può crossare in maniera morbida, poi il colpo di testa, la palla finisce in rete. Il colpo di testa da parte di Miku e il Bordeaux è in vantaggio. Buffon si è mosso un po' in ritardo su un colpo di testa che ha colpito la traversa, poi palla che credo sia rimbalzata proprio su Buffon, e il Bordeaux è in vantaggio al 39esimo minuto grazie al colpo di testa di Miku. Pavon, perfetto il cross in tuffo, e ormai quando arriva Buffon è tardi. Bella apertura di Benarbia, parte in posizione regolare Pavon, non è scattato ben arrivo in avanti, dunque Pavon è rimasto in posizione regolare, ha crossato per Miku che è indisturbato, in tuffo, ha colpito, no, la palla non ha rimbalzato su Buffon, direttamente all'interno della porta dopo aver colpito la parte inferiore della traversa. Dunque Bordeaux 1, Parma Ab. Nelle ultime 7 sfide il calcio italiano ha sempre prevalso su quello francese. Intanto il Bordeaux è in vantaggio, Miku, Viltor. Il Parma spesso è in difficoltà nel settore difensivo di sinistra. Intanto Viltor e la palla finisce in rete. Ancora una volta difesa un po' imbambolata del Parma. Era andato anche a terra l'Aslan. Di sale rimane proprio Malesani. Viltor, niente da fare per Buffon su questo destro indirizzato all'angolino, ma non si può consentire a un attaccante capocannoniere del campionato francese come Viltor di rimanere solo in area. Intanto splendido l'appoggio da parte di Miku, un'azione avviata dallo stesso Miku. Viltor per Pavon, chiede palla in area a Miku, se ne accorge il capitano Pavon mentre termina a terra la Slan nel contatto con Benarrivo, e poi Miku appoggia per Viltor che indisturbato può coordinarsi con il destro e battere a rete. Nessuno su Viltor al momento della conclusione. Durán. Si è mancata solidità a centrocampo, non c'è stato il gioco sulle fasce, poi venendo meno il contributo di Veron anche per gli attaccanti, mi riferisco soprattutto al primo tempo, è stata via da difficile. Ma attenzione a Crespo, finezza di Crespo sul traversone, assist di Chiesa, numero di Crespo di tacco, e va a raccogliere l'entusiasmo dei tifosi del Parma. Gol pesantissimo perché segnato in trasferta al 39esimo minuto. Scatenato, visto Malesani esultare, vai Mazzoni. Sì, guarda, Buffon è arrivato addirittura in panchina per abbracciare i suoi compagni. La prima reazione di Malesani è stata quella di girarsi verso un giocatore del Parma e dirgli di scaldarsi. È Vanoli, Vanoli che può occupare il ruolo di Benarrivo e dunque andare a sistemarsi, andare a dare una mano alla difesa, e probabilmente uscirà, che ne so, forse Veron.